Io mato qui. Ormai siamo alla fretta finale. E credo che questa campagna elettorale rispetto alle precedenti deve essere piano piano. Si stia evolvendo un po' su manca il confronto tra le forze politiche, manca il contraddittorio tra le forze politiche e forse, anzi, certamente, noi dobbiamo ringraziare il movimento di lotta perché è stata l'unica vera novità che ha alimentato tutte le manifestazioni che si sono svolte. Vedete, voi non segnalate ma ci ricordate un problema drammatico che è quello del lavoro e anche se talvolta lo avete fatto con delle forme di intemperanza, noi lo capiamo, lo comprendiamo e lo giustifichiamo, perché quando il tutto è condizionato da uno stato di bisogno, di necessità, beh, allora bisognerebbe veramente mettersi le mani di chi, come ci ha ricordato la signora poco fa e anche all'Hotel Futura, e diventa difficile capire come si fa a non andare a mangiare e a portare avanti una famiglia. Però noi dobbiamo avere tra di noi un rapporto franco, leale, perché noi non vogliamo che si ripeta quello che è accaduto già 3 anni fa, quando un altro movimento, non voi per la verità, forse anche legittimamente, poneva una questione di lavoro e il tutto alla fine si è consumato in una protesta fine a se stessa. Noi invece dobbiamo ricavare da questo confronto che talvolta assume anche il tono di uno scontro degli elementi in positivo, atteso che il lavoro non lo dà il comune. Ma noi che cosa ricaviamo dalla nostra protesta? Qual è il messaggio che viene alla politica e a chi deve governare il territorio? E che noi il lavoro lo possiamo creare. E qui ci sono tutte le condizioni per farlo. Chi ha parlato a nome del movimento ci ha ricordato del Bioeuropa, di Casole Ambiente, del nuovo commerciale. Beh, effettivamente sono delle occasioni che noi non possiamo sottovalutare. E qui mi permetto di dire che da un movimento ma dai partiti che storicamente, culturalmente, hanno sempre rappresentato un movimento di lotta, io mi sarei aspettato qualcosa in più in questi 3 anni. E voglio citare un caso su tutti. Il lavoro commerciale è stata approvata una convenzione. Vorrei ricordare che io sono stato uno di quelli che 3 anni fa, quando era candidato sindaco, inserì nel programma la cittadella del Benessere. Non una forma di speculazione come sembrerebbe oggi ridursi quella iniziativa, ma era un investimento strategico per la nostra città, ma direi di mezzogiorno del nostro paese. Ebbene, l'amministrazione Ferrari, non solo il sindaco Ferrari, perché voi dovreste sapere che in questi 3 anni sono stati cambiati tutti gli assessori della giunta Ferrari, tranne uno. Massimo Iurci, candidato dall'altra parte, poi magari vedremo se ci sarà un confronto e un contraddittorio, se il candidato Massimo Iurci vorrà avere anche la cura di spiegare ai cittadini quali sono le ragioni che hanno spinto a contrapporsi a Ferrari, ma qui ce ne va da qui a qualche minuto. Ebbene, è stata approvata una convenzione che è priva degli elementi fondamentali ed elementari di garanzia per il lavoro. E non basta parlare con la Menarini, non basta fare l'imbasciata nell'orecchio all'ingegner Menarini. Queste sono cose che lasciano il tempo che trova, bisogna inserirli nella convenzione. E il primo atto del nuovo sindaco, io sono certo che sarà Enzo Carbola, sarà quello di riportare la convenzione. Le opportunità del territorio debbano ricadere sul territorio. Questo vale per l'occupazione, questo vale per il lavoro alle imprese. Vediamo il poster 7 del sindaco Ferrari, il cui
giudizio nei suoi confronti da parte mia, da parte nostra, è stato sempre severo e non cambia stasera. Ti posso riconoscere un elemento di dignità, ma anche su questo che nostra qui a qualche minuto. Ebbene, scrive sui 7-3, lavoro alle imprese in questi 3 anni anche per un tappetino, si sono rivolti fuori casone. Garanzia per il commercio. Tutte queste cose devono stare dentro la costruzione, altrimenti tra 2 anni, 3 anni, quanto l'opera sarà realizzata, non ci sarà traccia di niente, di nessuno, e alla fine il rischio che si corre è che l'opportunità di lavoro anche alle imprese e per la tutela dei commercianti, perché lì ci sarà anche un centro commerciale, saranno, come dire, un fumo che si risolve. E lo stesso vale anche per le altre cose che sono state ricordate. E allora io che cosa penso? Io penso che l'amministrazione possa e debba stabilire con voi un confronto che io istituzionalizzerei. Nel senso che è il compito della politica, di governo, creare le occasioni di lavoro e poi insieme a voi stabilire quali sono le modalità. Perché questo è un tema vero, perché voi rappresentate in un modo adeguato e compiuto la disoccupazione a casone, ma purtroppo ai noi c'è una disoccupazione che raggiunge livelli preoccupantissimi, a casone stiamo in un 30-40%, per non parlare della disoccupazione giovanile. Allora questo è un altro punto, perché noi se vogliamo rendere cosa giusta la nostra città, dobbiamo individuare meccanismi e modalità di trasparenza. Il centro-sinistra nel corso di questi anni non ha fatto nessuna assunzione clientelare. Il centro-sinistra a Casone, nella pubblica amministrazione, ha utilizzato i meccanismi e la norma che gli veniva dal governo nazionale. Abbiamo approvato in piazza più lavori di pubblica utilità, il pacchetto premio, e tutte quelle persone sono state prese dal collocamento. Abbiamo stabilizzato il DLS, abbiamo fatto questa cosa, i pensionati abbiamo sbagliato. Quando a seguito di una protesta l'allora sindaco De Rosa ha preso un elenco di 20 nomi, chiamò un trasferimento e disse assumere le istituzioni. Voi pensate che noi dobbiamo ripetere quella modalità, offendendo e mortificando tutti i disoccupati? Io sono stato l'unico che ha sempre riconosciuto che quello era un errore. E allora noi abbiamo una possibilità concreta. Noi abbiamo la possibilità che un governo serio, un buon governo con una nuova politica, può determinare migliaia di posti di lavoro. Si tratta, come dire, di star vicino a chi governa, non di starci vicino, di star vicino a chi governa, di dare fiducia, sapendo che da parte della politica si deve comprendere lo stato di bisogno e che talvolta diventa insopportabile, perché solo lì viene a aspettare di attendere qualche anno, probabilmente la signora o tutti i buoni vorrei a fine mese cosa faccio. Però è importante stabilire questo rapporto. E quindi io vengo ad un altro tema, che non è secondario rispetto alla soluzione del problema, perché quello che vi sto dicendo stasera, quello che vi ha detto decidere, che quello che dirà il senatore Rutelli per quanto riguarda il lavoro e l'occupazione, perché lui sarebbe da parlare di ora, di quello che è il governo Berlusconi, che taglia risorse, che solo alla vigilia delle campagne elettorali si inventa il piano Sud, il credito d'imposta, eppure abbiamo la Salerno-Reggio Calabria che adesso forse dicono nel 2014, abbiamo un insieme di infrastrutture che stanno lì, come l'adeguamento della 106, un sistema aeroportuale che perde di competitività rispetto agli altri porti che si affacciano nel Mediterraneo. Tutto questo consegna il Mezzogiorno, che è la parte più debole, in un ruolo sempre residuale. Questo è un problema serio che gli addetti a lavoro hanno il dovere di denunciare e di segnalare alla città. Ecco perché questo è un testo politico, perché da queste elezioni bisogna cercare di far capire alla gente e al paese che bisogna dare una risposta, che certamente sul piano internazionale, sul piano della politica economica, certamente non sta prendendo cosa giusto a nostro paese. Ma l'altro tema fondamentale è la qualità della politica, perché se adesso ci sarà un'altra manifestazione, voi vi riconosco la tenacia, perché se ce n'è un'altra, lasciate qui, andate di là, troverete un'altra persona che probabilmente vi dirà le stesse cose in una forma diversa. Ebbene, allora, alla fine, chi è la persona, chi è quello che può essere un riferimento serio e credibile? Allora,
la qualità della politica. Guardate, quello che si è attestito nel corso di questi 3 anni, entro il movimento del capolavoro, il qualunquismo, il trasportismo. Ebbene, noi di questo elemento, che è stato l'elemento di degenerazione della politica, ne abbiamo fatto un punto centrale. Tanto è vero che quando l'ABI, e devo aggiungere anche gli altri partiti della coalizione, hanno messo su delle liste, hanno fatto molta attenzione a questo elemento di serietà e di qualità per essere queste liste che non hanno stato sito. Credo, non hanno da dire più nulla su Enzo Gatti, è l'unico dei candidati a sindaco che non ha avuto un'esperienza di governo, l'unico, tutti gli altri, anzi c'è qualcuno che addirittura è stato assessore della giunta Perosa, e quindi c'è una virginità, viene apprezzato, e questo è quello che dice, perché viene apprezzato per l'unica cosa che ha dimostrato allo Stato di saper fare bene, il medico, il cardiologo, il medico. C'è un ruolo e una funzione altamente sociale. Siamo stati insieme in Consiglio Comunale il primo anno della Giunta Pedana, abbiamo svolto il ruolo dell'opposizione, credo, in un modo corretto, altrettanto sta facendo alla provincia di Napoli, perché anche lì c'è l'opposizione. Io sono convinto che il perbenismo e le qualità morali non possono che farlo fare bene anche quando sarà sindaco di questa città. E allora, non avendo cosa dire, dicono dietro Casillo, cioè, dietro capo c'è Casillo. Non c'è cortesia, dietro Calipore c'è il Casino, dietro Mazzone c'è Vincenzo Direttore, dietro Mariano Marino c'è Rapurino, dietro Massimo Iovice c'è Mucene Nespoli, dietro Stefano Ferraro c'è Cesare Cosentino. E questo vuol essere questo un termine, come dire, di confronto per capire chi merita di più. Siamo disposti anche ad accettare un confronto su questo, anche sulla moralità di chi sta alle spalle. Ma la verità è che dietro di lui non c'è Casino, non c'è nessuno. Ci sono migliaia di famiglie, di cittadini che sono assetati di un buon governo, di persone serie, di persone per bene. Questa è la ragione per cui Enzo Gatti è destinato a vincere queste elezioni. Allora manca una settimana, è la settimana decisiva. Io credo che la partecipazione di stasera sia un sintomo positivo, incoraggiante. Quasi tutti, la maggior parte, vengono da una storia, di una tradizione socialista che noi abbiamo pensato culturalmente di far vivere in un movimento dove il partito, dove il presidente Rutelli, glielo dissi dall'inizio, ci ha colpito una sola cosa. In genere in politica quando si cambia in cambio di qualcosa. Lui ha cambiato rinunciando a qualcosa. Quindi per far valere un'idea, e noi è su quest'idea che qui a Casoria siamo convinti, come lo siamo stati per il passato, siamo stati sempre il primo partito. Io non lo so se riusciamo ad essere il primo partito, una cosa è certa, saremo un partito importante e saremo un partito serio, di persone serie che stanno a sostegno di Enzo Carpora, perché lui possa veramente insieme a tutti quanti voi, compreso lui, dare una svolta a questa città.